Cooperative Intrecci è una realtà che si occupa della persona, dei servizi alla persona, facendo una serie di attività che spaziano dall'attività di accoglienza per gli stranieri, agli interventi per i senza fissa dimora, agli adulti in difficoltà, ai minori, ai disabili, agli anziani e ai malati psichiatrici. Sul territorio abbiamo diverse attività e altre attività l'abbiamo fuori dalla città di Ro fino alla zona di Varese, sull'asse del Sempione ci muoviamo. In maniera particolare nella città di Ro ci occupiamo di accogliere degli stranieri all'interno di un circuito promosso dal Ministero dell'Interno che si chiama SPRAR. Ci occupiamo dei disabili perché abbiamo un centro sociosanitario. Ci occupiamo delle persone senza fissa dimora o degli adulti in difficoltà, gestiamo insieme alla Caritas la mensa per le persone più indigenti, abbiamo un piccolo servizio per l'infanzia e gestiamo anche un centro diurno per anziani. Intrecci, già nel proprio nome, Intreccio, è nata come un coacervo di associazioni e cooperative ormai 15 anni fa, e si è sempre sviluppato con l'intenzione di creare sempre più rete, consapevole che proprio dalla rete c'è una potenzialità e una risorsa di cui oggi il nostro paese in generale ha bisogno. Per cui Intrecci partecipa al consorzio territoriale Coopero, Intrecci è promosso dalla Caritas Ambrosiana e collabora quindi con la Caritas territoriale, ma poi più in senso oltre il territorio di Ro, ha dato vita al consorzio Farsi Prossimo della Caritas Ambrosiana, ma partecipa anche al consorzio Solco Como, perché lavora anche in quella zona. È aderente alla centrale cooperativa Confcooperativa e anche a CGM, che è il consorzio nazionale della cooperazione sociale. Il valore del fare rete è che molto spesso alcune cose non sempre si moltiplicano, una cosa sicuramente si moltiplica sono le idee. Quando si è in diversi e soprattutto con risorse diverse, il fattore moltiplicatore è ancora più forte, e quindi quello di poter approcciarsi a problemi complessi in tanti, con tante idee diverse, può diventare veramente un grande propulsore.